Abbiamo un ospite importantissimo, vero Domi? Sì, carino. Prima in preascolto avevi detto finiamo con il botto. Finiamo con il botto, sì. Ah, okay, perfetto. Okay. Allora, intanto buon pomeriggio agli amici di Radio Padova, ultimo collegamento dal Vin Italy, dal padiglione 4, area E3, Venezia, opportunità di fronte alla Regione Veneto. E la chiusura con il botto è grazie al fatto che qui con noi in postazione c'è Gianluca Bisol, che voglio dire è uno dei produttori veramente di eccellenza, non solo di Prosecco, ma di tanti vini che rappresentano un certo territorio. Posso permettermi, signor Bisol, di dire anche l'uomo più elegante? Perché questo, cioè l'hanno insignita anche di questo titolo, l'uomo più elegante del mondo. Sì, a Parigi mi hanno dato questo premio, che però voglio precisare, l'eleganza nello stile di lavoro e della vita, per cui è un'eleganza non nell'abbigliamento ma nello stile di vita e del lavoro, quindi più attinente a quello che è la mia attività. Allora, Gianluca Bisol ha presentato un libro proprio all'interno del Vin Italy, e allora il libro è stato scritto da Francesco Festuccia, che l'ha intervistato per una collana di libri che si chiama Protagonisti, ovvero sei protagonisti del nostro tempo. Sui muri scrivono viva il prosecco, abbasso lo champagne, ma io amo tutte le bollicine del mondo. Allora, proprio lei è uomo bollicina? Sì, direi di sì. Io davvero amo tutte le bollicine del mondo. Per me lo champagne è il re delle bollicine e il prosecco è il principe delle bollicine. Se volessimo fare un parallelo tra i due prodotti, non esiste una sfida, esiste una grande opportunità di abituare il consumatore a godere di questo nostro lavoro che da generazioni stiamo portando avanti, quello di unire ai grandi sapori dei vitigni locali la piacevolezza della bollicina, perché la bollicina nasce in modo naturale, con il lievito che fermenta in bottiglia o in autoclave, come avviene nel caso del metodo italiano, e porta il vino ad avere quella marcia in più, ad essere adatto come aperitivo e a volte a continuare tutto pasto con la giusta bollicina, quindi il prosecco di Valdobbiadene, il Cartizze e perché no lo champagne. Direi che c'è spazio per tutti, perché è come dire ho nel garage due vetture, ho fatto anche questo parallelo per semplificare, posso avere anche due vetture nel mio garage, posso avere magari una gran macchina berlina molto elegante tipo una gran Mercedes e una Cabrio, una BMW Cabrio sportiva, posso averle tutte e due e nei giorni decidere se usare una o l'altra a seconda del tempo, dell'umore, degli amici che devo incontrare. Chissà, perché ho il sospetto che comunque lei viaggi sempre con un certo modello di macchina. Ma no, in realtà io ho veramente tutte e due le macchine, perché di domenica così preferisco la Cabrio, ma il prosecco è la Cabrio, il prosecco è proprio l'informalità, la semplicità, il godere della giornata, della piacevolezza con tutti gli amici, e lo champagne è la Mercedes, o addirittura se volessimo la Rolls Royce, è sicuramente quella bottiglia che non può mancare in casa per la giusta occasione, quell'occasione in cui è bello far vedere che si conoscono i grandi prodotti e che si ha anche un certo stato sociale, perché lo champagne rappresenta anche uno status symbol, mentre il prosecco rappresenta forse un lifestyle symbol, quindi uno simbolo di uno stile di vita semplice. Romina Savi, tu che cosa vuoi chiedere a Gianluca Bisol? Allora, io davvero appassionata, nonché ossessionata dalle bollicine, che io vivrei a colazione, pranzo e cena di bollicine, ho saputo che durante il Vin Italy hanno finalmente presentato un metodo classico. Voglio sapere tutto di questo nuovo metodo classico. Il metodo classico è quel metodo che si usa per fare lo champagne e noi abbiamo voluto usarlo per fare una piccola nicchia anche per il prosecco. E quindi un prosecco metodo classico, ma perché un prosecco metodo classico? Perché il prosecco ha un grande valore aggiunto, che è il profumo fruttato, la gradevolezza dei suoi profumi di frutta, di fiori. Sono quindi profumi che rischiano di perdersi sia col tempo che con una sosta troppo lunga con i lieviti. E quindi la nostra sfida è stata cercare il giusto bilanciamento tra il gusto del lievito e il gusto del fruttato e dei fiori. E quindi la sosta nei lieviti è stata limitata a circa 24 mesi e abbiamo ottenuto un bilanciamento che noi riteniamo ideale tra il fruttato e il lievito. E quindi abbiamo un prosecco finalmente che può raccontarla tutta nel mercato mondiale delle bollicine.